Le soluzioni si sono cominciate a tratteggiare al vertice dell'Eurogruppo, dell'Eurozona e prima ancora al vertice europeo di fine giugno e prevedono appunto un intervento a sostegno delle banche che non passi per i bilanci degli stati, prevedono l'utilizzo del fondo salva stati per acquistare titoli del debito pubblico. Dovrebbero prevedere poi interventi diretti a sostegno degli investimenti attraverso l'emissione di Eurobonds e la messa in comune una parte del debito sovrano. Ovviamente questo deve avvenire nel quadro di un'unione che diventa politica, si fa un salto di qualità nell'unione politica, a cominciare dall'unione fiscale, cioè delle politiche di bilancio. La reale preoccupazione per l'euro è che continuino le politiche che i conservatori tedeschi impongono all'Eurozona dall'inizio della crisi e che ci stanno portando sempre più a fondo. Per ridurre i debiti pubblici va sostenuto lo sviluppo e il lavoro, mentre stiamo facendo esattamente l'opposto, svalutando il lavoro nell'impossibilità di svalutare la moneta e ci stiamo avvitando in una involuzione economica e anche democratica.